era il quello che avete udito agli orecchi, gridatelo sui tetti, dice il Vangelo. E oggi, in onore di Santa Chiara, vogliamo gridare la fede in Gesù risorto, Re dell'universo, che tornerà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà mai fine. Chiara, amata Santa di Assisi, Chiara, donna di coraggio e di fede, con il coraggio della fede e dell'amore, scampa il convento di San Damiano, le sue consorelle, da quello che sono le cose più atroci, quando una soldataglia invade un monastero, ferma i saraceni. Chi li fermerà oggi? Come cristiani ci distingue la fede in Cristo morto in croce, risorto, che tornerà. E allora abbiamo l'altro coraggio di professarci cristiani fino alla fine. Ebbene, e nell'Iraq i nostri confratelli vengono messi nella scelta o di convertirsi all'Islam o vengono cacciati, uccisi, sepolti vivi. Siamo in queste situazioni. Audite sumus in novissimis temporibus, udite, siamo nei tempi della fine. Verrà l'ora, ha detto Gesù nel Vangelo, in cui chiunque vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. The time will come, Jesus says in the Gospel, in which whoever will kill you will believe to do as an act of worship to God. Quest'ora è venuta per tanti nostri fratelli cristiani in Iraq. This time has come for so many our brothers in Iraq. Islam dominerà il mondo. Islam will dominate the world. Questo è lo slogan dei fondamentalisti che ci stanno massacrando in Iraq. Islam will dominate the world is the slogan of so many fundamentalists who are really killing us in Iraq. Ma è Gesù Cristo che sarà il re dell'universo, but Jesus, he will be the king of universe. E ci invita a pregare per i nostri confratelli, and he invites us to pray for our brothers, e anche per i nostri nemici, and also for our enemies.